Professoressa Di Dio, oggi presso l'Istituto Comprensivo Bellini, qui di Patti, state provando, vedo i bambini, i ragazzi, perché siamo in età sui 12-14 anni, state provando cosa? Praticamente un progetto sulla pace, la fratellanza, l'integrazione che era partito già a dicembre, doveva essere con la collaborazione dei Kilimanjaro Band, però è stato spostato per settembre, ma che noi abbiamo realizzato nel nostro piccolo praticamente in questa fase terminale della scuola. Si tratta dunque di ballo, anche recitazione? Balli, recitazioni e quindi la convinzione che in un momento storico il quale stiamo vivendo praticamente la pace, la fratellanza sia fondamentale, dico, anche inculcarlo nei ragazzi. Un'altra cosa importante, siamo convinti che come gli agricoltori che coltivano il loro campo ogni giorno praticamente attraverso l'irrigazione, la coltivazione, bisogna fare questo lavoro allo stesso modo ogni giorno come educatori con i ragazzi. Quindi l'obiettivo è molto importante, questo sì. Allora possiamo dire che a fine anno scolastico, conclusivo di quest'annata, non solo di studio, ci sta anche questo tipo di esperienza. Sì, sicuramente. Un'esperienza quindi per loro anche di integrazione fra i popoli che sappiamo benissimo, con tutte le guerre che ancora al giorno d'oggi, fino a ieri, sentiamo la Siria in guerra, devono capire che l'accettazione dell'altro è molto importante. Come hanno risposto i ragazzi, gli alunni? No, i ragazzi hanno risposto positivamente, sono entusiasti e come vedete sono in fermento. E allora lasciamoli continuare, grazie professoressa. Sì ragazzi, la più grande forza, senza però lasciare la nostra libertà, limiti quella degli altri. E ricordate che nella vita occorre avere sempre presenti questi valori di cui abbiamo parlato, lottare sempre per raggiungerli, forti di questi principi. Un domani sarete nello stesso tempo futuri cittadini italiani e del mondo. Per stabilire i diritti d'America, il presidente Kennedy presentò i diritti dei civili della libertà. Allora il pastore Martin Luther King, per appoggiare Kennedy, fece una marcia, la marcia della pace. 250.000 neri camminavano di fronte al monumento nazionale di Lincoln e il pastore parlò al suo popolo. Eccomi. Mi avete chiamata, sono la Costituzione, sono il documento ufficiale dell'Italia Unita, uscita lacera e ferita dalla guerra per iniziare con me una nuova vita. Vi ho raccontato la lotta di nonni e nonne, erano giovani uomini e donne. Vi ho aperto gli occhi alle mie parole più belle, tolleranza, pace, giustizia, dignità. Ed ora che siete cresciuti mi lascerò sfogliare dalle vostre mani fresche di gioco e piene di domani. Ora vi farò capire quello che voglio dire. Accompagnatemi nel mio viaggio tra le persone. Bussiamo ad ogni portone. Voi e io, la Costituzione. Il cammino è duro, ma nonostante tutto io ho ancora un sogno. Sogno che le rosse colline della Georgia, i figli degli antichi schiavi, i figli degli schiavisti possano sedere intorno al tavolo della fratellanza. Sogno che un giorno lo stato del Mississippi, rifugio di brutalità e di oppressione, diventi una terra di giustizia e di libertà. E sogno che un giorno i bambini e bambine negri potranno dare la mano a bambine e bambine bianche per camminare insieme. Questa è la fede per cui noi dobbiamo andare tutti insieme, lavorare insieme e andare in prigione insieme, e così un giorno saremo liberi tutti. Che tristezza, tutta quella povera gente che senza aver fatto niente di male si è ritrovata perseguitata, senza casa, senza affetti, senza identità, per poi finire uccisa in modo così violento. Viva la pace! Pace nel mondo, pace alla terra, e tutti insieme distruggiamo la guerra. Tutto questo sentiamo sempre dire, ma nulla di ciò vediamo avvenire. Tante riforme di pace furono avviate, ma lo stesso nacquero guerre in tutte le date. Nacquero guerre di religione, nacquero guerre di discriminazione. Ma invece di pensare alla guerra, perché non pensare invece che tutti facciamo parte della terra? La mano di ogni persona regge il mondo e unendole si fa un giro tondo. E sia bianca che nera regge la terra da mattina a sera. Inoltre, per colpa della guerra, mancano molte persone sulla terra. Quindi ora basta con queste guerre e con ogni tipo di discriminazione, perché qui si tratta della vita di milioni di persone.
Viva la pace che è contrario di razzismo. Viva la pace che è contrario di bullismo. Viva la pace che è sinonimo di amore. Viva la pace che sta in ogni cuore. Viva la pace che lega le persone. Viva la pace che di noi forma un'unione. La pace. La pace non è guerra, ne ha bisogno di tutta la terra. La pace non c'è sempre e si litiga per niente. La pace è gioia, non è noia. La pace è un arcobaleno che splende nel cielo sereno. I bambini che hanno la pace sono pochi nel mondo, ma sono belli come un angelo biondo. La terra è piena di gioia, speriamo che la guerra muoia. La disperazione, l'odio, cacciamoli via e facciamo che nel mondo pace ci sia. Se staremo in armonia ci sarà sempre allegria. I ricchi, i poveri, i belli e i brutti non faranno differenze e si rispetteranno tutti. Se pace avremo, felici tutti saremo, ma più litigheremo e bene ci vorremo. Che pace e amore entrino nel nostro cuore, la felicità è la via della libertà. Purché pace ci sia, bisogna stare in compagnia. Il progetto sulla pace, sull'integrazione, sulla fratellanza, che praticamente è stato realizzato dai ragazzi della scuola Vincenzo Bellini di Patti, nelle ore del tempo prolungato, praticamente la parte diciamo teatrale è stata curata da me, professoressa di Dio, la parte invece dei balletti e della coreografia è stata curata dalla professoressa Maria Teresa Schirò. Buongiorno a tutti, le ragazze ci tenevano tantissimo a fare questo balletto, quindi ci siamo dedicati a queste coreografie, a questa piccola coreografia, perché il tempo a disposizione è stato pochissimo, però le ragazze hanno dimostrato tantissimo impegno, tanta voglia di fare, sono stati anche sensibilizzati per quanto riguarda l'integrazione, e quindi siamo contenti dei risultati ottenuti. Grazie. E per concludere, mi sembra doveroso un ringraziamento particolare al dirigente scolastico Pina Pizzo, che ci ha permesso una tale collaborazione e anche l'orario pomeridiano. Sarò ripetitiva, ma ci tengo a precisare che i ragazzi hanno fatto tutto da soli, veramente, realizzando le poesie loro stessi. Questo progetto, naturalmente, ripeto, sarà articolato e approfondito a settembre con i Kilimangiaro. Michelle Pfeiffer, that light gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, wilding, living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Hot damn. Call the police and a fireman. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon want me time, man. I'm too hot. Hot damn. Say my name, know who I am. Too hot. Hot damn. Am I bad about that money? Break down. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. It's Saturday night, we in the spot. Don't believe me, just watch. Yeah. Don't believe me, just watch. Hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk.